Let's go, bitches! Sono Power, il vostro guardiano preferito, e benvenuti a questo secondo episodio di Breaking the Meta. Come state vedendo, sto utilizzando un cecchino che non è molto utilizzato nel meta di oggi. Ovviamente si usano molto di più i fucili a pompa o se no i fucili a fusione, ma secondo me i cecchini sono un'ottima arma, specialmente su alcune mappe. Comunque anche dalla corta distanza, con diciamo la giusta attenzione, può essere una delle migliori armi in circolazione. Quello che state vedendo è l'umiltà di basso grado, è un fucile da cecchino, non sembra fortissimo all'apparenza, ma con i giusti perk che vi consiglierò diventerà tranquillamente un tritacarne e potrete divertirvi a fare i fades player. Vi consiglio un dado di basso grado con questi perk. Io utilizzo lungo sguardo come mirino, ma volendo potrete usare anche imboscato e il corto sguardo, che sono sicuramente migliori rispetto all'SLR10. Usare mano celata, che fornisce una migliore acquisizione del bersaglio, cioè da più automira. Calcio fatto a mano per aumentare la stabilità, o comunque un altro perk che vi dà stabilità, o se no avere un perk che vi aumenta la velocità della mira, comunque di quando raggiunge il mirino. L'ultimo perk invece, risolutezza, è importantissimo quando usate il cecchino, perché quando vi sparano addosso la vostra arma non rinculerà, non avrà il cosiddetto flinch e voi potrete tranquillamente mirare alla testa. Allora, partiamo subito dal presupposto che questo cecchino ha un'elevata cadenza per essere comunque uno degli sniper non più forti del gioco. Un consiglio che vi do io è, quando utilizzate lo scatto, di ovviamente mirare sempre a un'altezza media e trascinare la mira sulla testa. Questo perché attraverso i perk di quest'arma, attraverso risolutezza e mano celata, riuscirete tranquillamente a mirare la testa e fare headshot. L'importante è avere un perk che vi faccia mirare più velocemente, come già vi ho detto in precedenza, o comunque, se utilizzate il cacciatore, va bene il perk della lama danzante, il talento in questo caso. Per fare headshot, il mio consiglio è, abituatevi a sapere dove è il centro dello schermo, utilizzate lo scatto per avere il puntatore al centro e quindi sapere dove mirare alla testa. Ovviamente quando utilizzerete il cecchino non potrete utilizzarlo come fate con il pompa, cioè correre in faccia alle persone a caso, ma dovrete ugualmente pensare in modo tattico. Come giocate con il pompa, che cercate lo scontro da vicino, con il cecchino dovete cercare lo scontro più, come si può dire, tattico. Dovete uscire dietro agli angoli con il giusto tempismo, sapere quando sparare in pre-fire, sapere come fare un drag scoop, cioè trascinare la mira sulla testa, perché come sapete c'è un ritardo tra quando premete il grilletto e quando il colpo parte dall'arma. In questo caso potrete sfruttare questo piccolo tempo per trascinare la mira sulla testa. Io amo utilizzare il cecchino anche nelle mappe strette, perché la parte divertente è proprio umiliare le persone che giocano con il pompo o comunque con i fusioni, o che provano a corrervi addosso con le pistole sgravissime come Ultima Parola, Hawkmoon e Thorn. Io spero vi sia piaciuto questo video sul cecchino, che non viene molto utilizzato. Questo è uno dei più semplici comunque da trovare. Voglio cercarne ora qualche altro modello, diciamo qualche altra tipologia di cecchino in giro, magari tra le fazioni o nei drop che riesco a fare nel crogiolo, quindi gli easy drop che ci sono. Io spero vi sia piaciuto, fatemi sapere se c'è un'arma che volete che affronti nel prossimo episodio di Breaking the Meta. Let's go, bitches!